Si racconta che in un lontano paese bagnato dal Mediterraneo nacque in un tiepido giorno di primavera una bambina, abbagliando tutti con la sua rara bellezza. Fu chiamata Sicilia dall'unione di Sichè ed Elaia, parole greche indicanti rispettivamente le piante del fico e dell'olivo, simbolo della fertilità di quelle terre generose. Nel momento di massima gioia della famiglia, l'oracolo del luogo ebbe una terribile visione. Sicilia sarebbe morta nel giorno del suo 15° compleanno, uccisa da una spietata creatura assetata di sangue, il mostro greco Levante. Il nome, riferito al vento che soffia a nord-est, indicava tacitamente i bizantini e il loro impero, ricordati con disprezzo dalla popolazione siciliana per via delle loro pesanti tassazioni e la rapacità nell'amministrazione dell'isola. Insieme al nefasto presagio, l'oracolo annunciò una possibilità di salvezza. Sicilia avrebbe potuto vivere se avesse lasciato la sua terra su una barca, in un viaggio in mare aperto in completa solitudine. Sicilia intanto cresceva sotto lo sguardo amorevole dei suoi genitori. Diventava di anno in anno sempre più bella, suscitando l'ammirazione e la benevolenza di tutto il popolo, finché arrivò il giorno cruciale del 15° compleanno. A malincuore, ma confidando nella benevolenza del mare, i genitori prepararono la partenza allestendo una solida barca costruita per l'occasione, riempiendola di acqua e di abbondanti provviste. Fu così che Sicilia, da sola, si mise in mare e lasciò casa. Trascorse in mare aperto 3 mesi, resi interminabili dalla nostalgia e dalla solitudine, e quando anche le scorte di cibo arrivarono alla fine, l'unico pensiero che balenava nella mente della principessa era quello che la sua morte fosse ormai prossima. Stremata nel fisico e nell'animo, la ragazza si rassegnò e abbandonò la sua sorte ai flutti del mare. Tutto ormai sembrava perduto, quando dei forti e improvvisi venti spinsero la barca sulle rive di una nuova isola, che si rivelò a Sicilia in tutta la sua meraviglia. Era una terra magnifica, ricca di vegetazione, frutti colorati e invitanti, fiori profumati, carezzata da un sole caldo e luminoso. La giovane riuscì finalmente a dissetarsi e saziarsi dei frutti che quella rigogliosa terra le offriva. Ma il pensiero tornò subito ai suoi genitori, all'essersi allontanata da tutti quelli a cui voleva bene, e la totale solitudine che le si prospettava condusse la fanciulla allo sconforto più buio, che sfociò in un pianto straziante. A udire quel lamento fu un giovane che le si avvicinò per confortarla. Le raccontò che quella era stata un tempo una terra felicemente popolata, ma una tremenda pestilenza ne aveva ucciso tutti gli abitanti, lasciando unico superstite proprio il ragazzo, di nome Anapè. Ma la verità era che i due giovani, Sicilia e Anapè, erano stati prescelti dagli dei per ripopolare quelle splendide terre e far rinascere una nuova popolazione, capace di prendersi cura amorevolmente di quella florida isola e restituirla a un rinnovato splendore. Fu così che dall'unione dei due nacque la popolazione siciliana, nell'isola che prese il nome Sicilia, in onore della principessa venuta da lontano.